Salve ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo con Federico Marsili e parleremo di indipendenza scozzese, però in maniera più approfondita, non tanto quanto ne ho già parlato nei vecchi video. Non sono le classiche opinioni personali, pensando a Breivat o roba del genere, ma cerchiamo di andare in dettaglio sull'economia, sui pregi e difetti sia della Brexit sia dell'indipendenza scozzese, della possibile indipendenza scozzese, e vediamo di avere un'idea più chiara di quello che potrà accadere già da questa primavera con nuove informazioni dal primo ministro Nicola Sturgeon. Ok. Piacere a tutti, mi chiamo Federico Marsili, sono un appassionato di politica ed economia e praticamente cerco nel mio piccolo di basarmi su fatti e informazioni di prima mano da risorse controllate per cercare di spiegare quello che è il mio punto di vista politico. In passato, per quanto riguarda l'indipendenza scozzese, scrissi un articolo nel 2017 sul blog Scarpe Sciolte dell'amico Stefano Virgili, dove praticamente io mi veniva alla luce come un critico del fronte dell'indipendenza scozzese. Ma e fin da quel giorno mi è rimasta appiccicata l'etichetta di unionista. Di imperialista, di filo britannico, e ci sta. E personalmente io non disdegno mai una buona discussione, anche accesa, se le premesse sono che si parla di fatti, non di sensazioni. Chiusa questa premessa, io sono al momento propendo per il no all'indipendenza, non per chissà quale motivazione, se non fosse che è basata le richieste del governo scozzese al momento sono basate puramente sulle sensazioni. Ci sta, è bene che un popolo abbia un senso nazionale, un senso di rivincita, visto che comunque sono 300 anni che non sono indipendenti dal 1700. Il problema è che stanno facendo tutti gli stessi errori del fronte del Vote Leave. Dicono vogliamo l'indipendenza, sta anche bene, ma nessuno chiarisce o anche tenta di affrontare il discorso cosa facciamo dopo, cosa succede dopo che la Scozia diventa indipendente. Ma stiamo parlando leave nel senso di Brexit? Sì, del vote leave del Brexit praticamente. Sì, vogliamo la Brexit, vogliamo uscire dall'Europa. Poi hanno vinto e hanno detto, ok, cosa facciamo ora? E sento che praticamente l'S&P, che tra l'altro a livello politico il manifesto è anche un buon manifesto, mi cade su queste cose importanti perché alla fine un paese non è solo identità nazionale, non è solo cultura. Bisogna andare a vedere quelli che sono i meccanismi che fanno funzionare una nazione, che sono appunto l'economia. E su questi, proprio partendo dalle basi, fatto com'è uno Stato, come funziona, dai miei studi di scienze politiche, sono andato a cercare online quante più informazioni potevo. E devo dire, dal 2017, quando scrissi quel primo articolo, che era apertamente critico perché veramente non c'erano assolutamente informazioni su un'indipendenza scozzese. Nel 2019 e nel 2020 devo dire che l'SNP ha fatto grandissimi passi avanti e ha affrontato parte dei dubbi che avevo in maniera che io ritengo soddisfacente. Quindi se nel 2017 ero apertamente per il mio no nel 2021 propende più verso il sì. Quindi scusami se ti interrompo, c'è differenza allora tra il primo referendum del 2014 al possibile referendum del 2021? Assolutamente, assolutamente. Il referendum del 2014, gatto,
Il referendum del 2014 politicamente è stato un suicidio. Io non riesco ancora a capire il perché lo abbiano fatto. Certo, obiettivamente è facile ragionare col senno del poi, non è una cosa che il Covid e il governo Johnson e la Brexit non erano ancora Non di dominio c'erano, pubblico, quindi saremmo usciti e è basta, questo. sì. Assolutamente, se l'SNP avesse aspettato 4 anni e fatto il referendum nel 2018, avrebbe stravinto, avrebbe come il voto, come il Remain in Scozia ha preso quasi il 60%. Penso che con le stesse percentuali avrebbe vinto un eventuale referendum. Però farlo nel 2014, dove praticamente non c'erano motivazioni, perché a prescindere dalla componente economica, diciamo, ok, cosa facciamo con la moneta, eccetera, non c'è quell'identità nazionale scozzese forte come era agli inizi del Novecento. E questo è interessante da analizzare. Secondo te perché non c'è la stessa identità? Perché noi vediamo, noi nel senso noi in Italia, vediamo Braveheart, vediamo l'insurrezione giacobita, vediamo gli scozzesi che combattono sempre con gli inglesi, diciamo adesso perché gli scozzesi non spaccano tutto? Non fanno come in America che invadono il Campidoglio, no? Quindi con uno vestito tipo celtico, ridateci la Sì, Scozia, perché... il giardino di Willy. Sì, ma dovevo citarlo perché è troppo... No, No. assolutamente. Viviamo in tempi spettacolari. Viviamo proprio la storia mentre viene fatta. Esatto. E quali sono, secondo te, le differenze maggiori tra lo scozzese dei primi del Novecento, quindi epoca vittoriana, sostanzialmente, allo scozzese degli anni 20, dopo il 2000? Innanzitutto c'è un discorso di la società è diversa. L'educazione, l'alfabetizzazione ora è la norma, mentre l'analfabetismo è l'eccezione. Di contro, in epoca tardo vittoriana, la Scozia era quasi principalmente analfabeta, eccezione fatta per la popolazione dei grandi centri e la borghesia. Però il problema è che appunto in 300 anni di dominazione, tra virgolette, inglese, le due popolazioni si sono unite, si sono mischiate. Oramai non è difficile trovare uno scozzese nato e cresciuto che ha parte del suo albero genealogico inglese. E di contro, stessa cosa può essere detta per le popolazioni del Nord Inghilterra, del Yorkshire, nel Northumberland. Non c'è più questa netta distinzione tra scozzesi e inglesi come l'era prima. La globalizzazione ha fatto anche questo. A livello puramente critico, proprio andare proprio a fare le pulci alla morale scozzese, non c'è mai stata una vera e propria dominazione inglese in Scozia. Tutt'altro, gli scozzesi hanno partecipato a tutte le imprese economiche coloniali inglesi. In prima persona, Però buona parte del commercio degli schiavi verso le Indie era gestito da imprenditori scozzesi. Tutta la zona di Dundee e di Aberdeen avevano delle manifatturiere che erano delle eccellenze a livello mondiale per quanto riguarda i tessuti, per quanto riguarda il filato. Ed erano praticamente una parte integrante del Regno Unito. Non c'era quella divisione proprio come è successo per l'Irlanda, loro per sì. fare un esempio più eclatante. L'Irlanda è stata la vera e propria dominazione. L'Irlanda è stata proprio soggiogata e costantemente repressa. E infatti poi si è visto la violenza con cui il sentimento indipendentista è venuto fuori. La Scozia non è mai stata questo. Certo, c'è sempre stato quel risentimento di fondo per quanto riguarda l'annessione al Regno Unito sotto la corona britannica, però alla fine non c'è stata un'annessione violenta, è stata la decisione del re, non mi ricordo il nome, su questo.
Chiedo scusa. Io ricordo, scusami se ti interrompo, la grande Sì. repressione che ci fu furono le Highland Clearance, dove praticamente distrussero tutti i clan e gli Highlanders, spedendoli nell'attuale Canada, dove appunto è nata la Nuova Scozia, dove si parla ancora Sì, esatto. gaelico, e in Australia, e quindi hanno distrutto la Scozia. Se non avessero fatto la repressione della cornamusa, del gaelico e dei clan, ora come ora la Scozia avrebbe ancora più eredità, ancora più cultura, i gaelici non si parlerebbe soltanto nelle isole esterne della Scozia. Sì, sono d'accordo su questo. Quella è stata quasi a livello di pulizia etnica, Sì. ed ha avuto un effetto drammatico. Difatti, come hai detto te, oramai non c'è più quell'identità nazionale marcata. Gli ultraindipendentisti, gli ultranazionalisti, sono una minoranza anche all'interno dell'SNP, che per vocazione è un partito nazionalista, ma ormai politicamente è più affine a una socialdemocrazia. Giusto. Nicola Sturgeon, come politica, ricalca molto Angela Merkel. Giusto, buona osservazione, in effetti, anche lei. È una socialdemocrazia un po' spostata a destra, però devo dire che cerca di unire svariate correnti. L'SNP non è più quello che era 15 anni fa. Diciamolo che l'SNP esiste da tanto tempo, però ho scoperto che esiste da Sì. un sacco, eppure non hanno mai fatto una campagna indipendentista nei primi del Novecento, metà Novecento, primi del Novecento, verso il dopoguerra, per esempio. Lì erano tempi strani, bisogna anche dire che nel secondo dopoguerra, anche grazie al forte sentimento nazionale del noi contro voi, del bisogna difenderci contro i tedeschi, Giusto, ha unito. lì sarebbe stato un altro suicidio politico, perché praticamente tutta la popolazione era concentrata contro un nemico comune. Mai sottovalutare la potenza di un nemico comune per unificare una tribù, una collezione di individui. Per questo la tempistica del referendum nel 2014 è stata sbagliatissima, perché non c'è stata uno sgarbo. La Brexit è la scusa che serviva all'SNP per vincere il referendum. Io sono assolutamente sicuro che se facessero un referendum nel 2021, è bello che vinto. Certo, magari mi rimangerò le mie parole, perché ovviamente No, è no, no, sempre una mia però personale. se la Scozia nel 2014, pur restando in Europa, senza un nemico come Boris Johnson o come fu anche quella simpaticona di Theresa May, senza questo odio, no? Questo stress che ha avuto negli ultimi anni, ha comunque fatto un botto di voti. E ora come ora abbiamo, sì, la Sì. scusa del mercato unico, di tutte queste cose qui. Allora, vorrei un attimo parlare con te di una cosa che in realtà è futile, perché oggi come oggi la vediamo come un qualcosa di non troppo interessante. Sta lì perché sta lì. La regina Elisabetta II. Ora, la regina, la gente la vede come il soprammobile. In realtà io mi sono informato, ha comunque un botto di potere, è un po' come Mattarella e il Papa messi insieme. E può Esatto. dichiarare guerra, può fare da giudice, può fare tutto, non fa nulla perché non dovrebbe fare nulla, però i poteri ce li ha ancora. E tutti pensano che gli scozzesi odiano la regina Elisabetta. In sostanza, la Brexit, scusami, l'indipendenza scozzese non è per uscire dalla corona, cioè non è che noi cerchiamo di andare via dalla regina. Da quello che so, noi vogliamo andare via dalla politica. Vogliamo una nostra nazione con il Parlamento indipendente, eccetera, eccetera. Ho fatto una ricerca tra scozzesi e ho capito che molti desiderano un Commonwealth, ok? Quindi come il Canada. Il Canada ha la regina stampata sulle banconote, però di fatto non è che il Canada è indipendente. Assolutamente, credo che io sarei assolutamente a favore di una sistemazione del genere, perché comunque il Commonwealth è un'area economica molto potente, perché ha al suo interno le ex colonie britanniche e ai quattro angoli del globo. Cioè,
commercialmente parlando è un'ottima cosa, ma a prescindere, qualsiasi unione economica che permetta il libero scambio, libera circolazione di merci, idee, capitali, è una cosa che fa crescere l'economia, non c'è alcun dato contrario negli annali dell'economia. Più si libera il mercato da dazi, da costrizioni, più l'economia e il benessere cresce. Ovviamente, in ogni scelta economica ci sono vinti e vincitori. Allora, Però proprio parlando di questo, adesso vorrei affrontare l'argomento Brexit. Allora, la Brexit fa schifo a tutti, ma siccome qua voglio affrontare più argomenti possibili, vediamo anche i lati positivi della Brexit, cioè cosa po ci può portare. Ora ormai siamo dentro, cioè la Brexit è stata una roba di pancia che nessuno si aspettava e è stata gestita alla meglio negli anni che sono trascorsi. Un po' come sarebbe successo anche con l'indipendenza scozzese del 2014. Ormai ci siamo dentro, siamo fuori, e stiamo vedendo appunto i danni e tutte le rotture di scatole, ma cosa ci può portare? Cioè, cosa si può salvare di questa Brexit? Quali sono i possibili accordi? Forse il Commonwealth ci sta salvando o una collaborazione con l'America? Cioè, come pensi sarà, personalmente parlando, tra 10 anni Regno Unito se rimane Regno Unito con Brexit? ma 10 anni, tra 10 anni credo che gli effetti negativi della Brexit cominceranno a sentirsi di meno. Tolti completamente i lati negativi, facendo un discorso per assurdo come se non ce ne fossero, i lati positivi di una Brexit è un forte impulso al mercato interno per beni che prima venivano importati dall'estero. Fai conto, prodotti locali come potrebbe essere industria manifatturiera, come agricoltura, vedrà un netto aumento. Per attività come l'industria del pesce, che esporta buona parte del prodotto del pescato, specialmente in Scozia, dovrà necessariamente reindirizzarsi verso il mercato interno. Certo. E questo porterà ad un abbassamento dei prezzi, perché naturalmente non potendo venderla a prezzo più alto, esportando le langoustine, per fare un esempio, in Svizzera devono essere vendute al mercato del pesce a Glasgow, mantenendo le quantità iniziali per un periodo breve, prima che riescano a scalare a basso la produzione, porterà ad un eccesso di prodotto e la domanda sarà minore, perché la domanda locale è sempre minore della domanda globale. Ma questo è, Questo scusami se ti interrompo, questo è un bene per il compratore singolo, ma non per la nazione in teoria. esatto, per il compratore singolo potrebbe essere un bene sul breve termine, per la nazione è un disastro, perché un'azienda che esporta produce ricchezza, anzi, no, scusa, produce, importa ricchezza da nazioni estere, cioè c'è un gettito di capitale che non era presente nel sistema economico locale, nel sistema economico Scozia, che viene importato e soprattutto su quel fatturato l'azienda paga delle tasse. Per questo è importante, dicevo, avere un sistema dove le aziende sono libere di poter spostare merci, capitali, persone senza restrizione alcuna, perché facendo così riescono a guadagnare di più. Più guadagno significa più tasse uguale più servizi alla popolazione. Certo. Però gli effetti sui servizi al cittadino si avranno nel medio termine, perché appunto i bilanci statali, i bilanci locali degli enti vengono approvati quest'anno per l'anno successivo. Quindi un eventuale taglio. Un eventuale taglio dei servizi perché hanno meno tasse, meno introiti, verrà sempre l'anno successivo di quando si effettivamente accade. Ok, invece per il discorso delle sweet potatoes, che sicuramente già l'avrei sentito parlare, queste patate scozzesi. Personalmente io le patate scozzesi mi piacciono neanche parecchio.
perché sono un tipo di patata che cresce in climi più freddi e per me è più saporita. È vero, no, no, A livello concordo. puramente personale mi piacciono parecchio, però personalmente reputo anche quello un problema sul medio e sul lungo termine, perché un impoverimento nella dieta delle persone comporta immancabilmente problemi per la salute che poi dovranno essere affrontati dagli NHS con un ulteriore sborso di fondi pubblici, perché l'NHS è finanziato dalle tasse. Certo, questo è sicuramente un problema. E invece per quanto riguarda i rapporti con oltreoceano verso l'America, perché comunque da soli, soltanto noi, loro, non si può andare da nessuna parte nel 2020, quindi. Lì entriamo in dinamiche non proprio semplici, specialmente alla luce delle elezioni di Biden. La sua famiglia di Biden è di origini irlandesi e anche prima, durante la campagna elettorale, si era detto aspramente critico della Brexit e degli effetti che avrà sull'Irlanda del Nord e sull'Irlanda come macro insieme, perché non dimentichiamocelo. È un macello. Si facevano scoppiare le bombe, si ammazzavano nelle strade Lira. e solo dopo l'intervento americano, mi ricordo, presidente Clinton in visita in Irlanda, i presidenti americani, i segretari di Stato che cercavano ancora, quando c'era ancora un'Europa allo stato embrionale, non proprio forte, cercavano di ristabilire la pace. E infatti il Good Friday Agreement è da salvaguardare. Io personalmente ho i brividi al pensiero di quello che la Brexit possa fare in una nazione che sta ancora guarendo come l'Irlanda. Fortunatamente la Repubblica d'Irlanda ha tutto l'appoggio dell'Europa e si è visto anche nelle trattative con Leo Varadkar, il primo ministro, che senza mezzi termini ha fatto sapere a Johnson che l'Irlanda aveva tutta l'Unione dietro, che ha un peso politico diverso. Personalmente io non riesco a trovare nemmeno una buona cosa che la Brexit possa portare all'Irlanda del Nord, e infatti l'Irlanda del Nord ha votato per il Remain, come la Scozia. Ma infatti non capisco perché l'Irlanda non si riunisce, cioè è un paese spaccato a metà, praticamente la parte nord è extracomunitaria, è allucinante questa cosa. Lì andiamo anche lì in delle considerazioni a livello sociale, perché lì la divisione culturale è molto marcata tra cattolici e Mamma, protestanti. ancora questa storia, incredibile. Ci sono, ma sai che se tu vai a Glasgow con la marcia arancione è un problema. Purtroppo la secolarizzazione in alcune aree del paese è solamente un miraggio. Però tornando al discorso degli Stati Uniti, tolto Trump dall'equazione, tolta l'estrema destra americana dall'equazione, che mirava puramente al dividi e timpera, a rompere l'Unione Europea per poter di fatto depredare Sì. economicamente il territorio, Biden è apertamente a favore dell'Europa, soprattutto è apertamente schierato verso l'Irlanda. E Johnson questo l'ha capito, perché in più di un'occasione Biden ha rilasciato delle dichiarazioni molto esplicite, non è che si possa fraintendere, che non ci sarà alcun accordo economico tra il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America se il Good Friday Agreement è in pericolo. Ho Non capito. hanno proprio alcuno scampo. Possono comunque puntare sul Commonwealth, sui vari paesi, sulle colonie oltremare, però anche lì il Regno Unito come entità economica, dopo il voto della Brexit, al di fuori dell'Unione Europea, ha visto il suo potere economico e politico molto ridotto. Perché per gli altri paesi del Commonwealth, il Regno Unito prima era una sorta di cancello per le proprie merci all'interno del mercato economico europeo. Vero.
prodotti della Nuova Zelanda sbarcavano nel Regno E Unito poi venivano, per sì. poi venivano reintrodotti nell'Unione Europea tramite i canali aperti dal Regno Unito. Ora non hanno più nemmeno questo. C'è un motivo per cui aziende come anche il Lloyd's di Londra, che è praticamente una Delle banche. delle banche simbolo, hanno deciso di spostare la loro sede da Londra. Questa è stata una delle. E anche altre aziende grandi come Google, Microsoft hanno chiuso uffici perché è semplicemente una normale conseguenza del fatto che non hanno più accesso al pool di talenti che gli serve, perché sono aziende top di settore, quindi hanno bisogno di un alto numero e soprattutto di persone, ma soprattutto altamente specializzate. E con l'attuale politica migratoria, questo non può avvenire. Allora, io ho notato che qua sta passando, ormai siamo già dentro alla Brexit, la filosofia del compra locale, noi, noi, noi. C'è molto compra, compra, che alla fine ovviamente cosa puoi fare, ormai sei qui, sei dentro. Allora, visto, alla luce del fatto che non notiamo, pur sforzandoci, i lati positivi della Brexit, no? Come nazione potente e indipendente, perché diciamo la verità, anche quella specie di Italexit che esiste in Italia, no? Questo movimento punta sempre a quello, cioè torniamo ai bei vecchi tempi, degli anni 70, gli anni 60, eccetera. In realtà, qui nel Regno Unito c'è la stessa cosa e non si vedranno lati positivi, cioè gli inglesi capiranno che hanno fatto la cavolata e non so se l'Europa accetterà mai un possibile ritorno del Regno Unito. Sì, C'è da dire che. sono molto sicuro che se il Regno Unito, in qualsiasi stato, si troverà da qua a 8 anni, faccia richiesta di tornare all'Unione Europea, accetterà, perché comunque è pur sempre un'economia abbastanza grande. Se sono in linea per entrare paesi come l'Albania, non c'è ragione per cui il Regno Unito non debba essere introdotto, perché poi alla fin fine, per quanto il Vote Leave, il Brexit Party, Johnson, i Tories abbiano fatto ben più di uno sgarro all'Unione Europea, alla fin fine sono tutti degli affaristi, Gli non affari dicono sono affari, mai no a sì. un buon affare, esatto. Allora, parlando di questo, alla luce del fatto che la Brexit è così disastrosa, se la Brexit è nata per un sentimento di pancia che hanno portato avanti e che poi ha vinto, quindi hanno completato dopo tanto tempo, perché non fai la stessa cosa con l'indipendenza scozzese, avendo anche più motivazioni positive sul fatto di un successo? Cioè, la Brexit è un disastro totale eppure è avvenuta. L'indipendenza scozzese potrebbe dare lati positivi, quindi. A questo punto, perché non farla lo stesso, magari tornando anche in Europa, nel mercato unico, e riavendo anche tutti i fondi europei, per esempio quelli del SAS, quindi per far studiare gratuitamente gli europei qui, e quindi avere anche, cioè, c'è un guadagno reciproco immenso, almeno, sì. Allora, proprio su questo mi sono concentrato negli ultimi giorni, perché praticamente lo scoglio più grande all'indipendenza è la valuta. Che tipo di moneta la Scozia utilizzerà una volta indipendente? Perché la sterlina scozzese è praticamente l'equivalente dei soldi del Monopoli, ha Parlando, valore legale. scusami, ma parlando di sterlina scozzese c'è una banca, se non sbaglio, che ha stampato delle possibili sterline scozzesi perché ci fu una pull del Nicola Sturgeon dove chiesero praticamente se era interessante cercare di mantenere la sterlina, avere l'euro o fare una valuta indipendente. E c'è questa, metterò le foto anche mentre sto parlando, di queste banconote di questa banca, non so se le hai viste. Sì, mi ricordo l'articolo. Sì, è fattibile stampare moneta. Il problema è che ogni azione comporta delle conseguenze. La sterlina scozzese, al momento la sterlina scozzese è una moneta puramente ideologica, figlia della Devolution, e sono tre banche che ora sono titolate a stampare moneta scozzese. La Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland e Clydebank.
sono questi tre istituti che possono stampare la stellina scozzese. Però, come si scherza a volte, se tu provi a spendere la stellina scozzese a Londra, ci sta che non te l'accettino. E il bello è che hanno tutto il diritto di farlo, perché la moneta scozzese ha valore legale solamente in Scozia. È comunque una sterlina. Il governo centrale ha cercato di far capire che comunque in via informale avesse valore legale anche in Inghilterra e in altre parti dell'Unione, però di contro la sterlina è scozzese solo di nome, la sterlina vera e propria come valuta è la sterlina inglese, il British Pound. E il British Pound è regolato unicamente dalla Banca Centrale d'Inghilterra. Mi ricordo che lessi un articolo proprio specifico, il direttore della Banca Centrale d'Inghilterra disse che la banca avrebbe revocato la concessione della sterlina alla Scozia in caso di indipendenza, e questo fu già nel referendum del 2014. Che problema porta questo? La Scozia deve ha due scelte: continuare a usare la sterlina o creare una nuova valuta. Ora, creare una nuova valuta è qualcosa oggigiorno, nel 2021, di impensabile, perché non c'è più il gold standard, o comunque non c'è più la possibilità di una persona che ha banconote in mano di convertirle in oro, di convertirle nel corrispettivo del loro valore in oro. Il gold standard è stato abbandonato nel 1930. Il mercato delle valute è fatto come un tavolo ad una cena. Hai persone già sedute, che sono presi il loro posto, sono ordinate le loro portate, eccetera. Se tu crei una valuta nel 2021, sei l'ultimo arrivato a quel tavolo. Molto probabilmente non ti faranno nemmeno posto, non te la faranno nemmeno creare. Perché il sistema dei cambi flessibili, che è quello che regola oggigiorno le valute a livello internazionale, necessita appunto di una nazione economicamente forte, come appunto gli Stati Uniti, la Cina, l'Unione Europea, che con la loro banca centrale ti dice: sì, per me la sterlina scozzese vale 1 dollaro. Stabiliamo, la Banca Centrale Americana, la Banca Centrale Europea stabilisce che da oggi la sterlina scozzese ha il cambio 1 a 1 con la loro valuta. In quel caso la sterlina scozzese ha ragione d'essere, perché c'è qualcuno che già esiste all'interno del sistema delle valute che dice: sì, garantisco io che quella valuta ha un certo valore. Certo, non lo fanno per studio caritatevole. Chi lo fa dietro accordi politici e economici con lo Stato che emette valuta. E è qui che entra in gioco l'SNP come governo, come Nicola Sturgeon, che se vuole veramente indipendenza deve cominciare a farsi le sue belle citarelle a Bruxelles, a Washington, e dice: oh, serve praticamente un garante. O come quando tu fai il mutuo, una fideiussione, qualcuno che mette la sua firma contro garanzia, perché appunto non una moneta creata dal nulla senza un sistema di cambi che la supportino è semplicemente una promessa vuota, perché chiunque può dire oggigiorno: ah, creo il Federico d'oro, da oggigiorno a Lit si usa il Federico d'oro, vado nei negozi, pago. Cos'è questa qui? Carta straccia. E a livello internazionale funziona praticamente la stessa identica cosa. Però potrebbe accadere. Sì, potrebbe accadere, ma complica a livello esponenziale le difficoltà che il governo scozzese deve affrontare in caso di un'indipendenza, perché non è solo il discorso. La valuta è solo uno degli ostacoli che deve risolvere per poter avere un'indipendenza assolutamente positiva. Di contro, l'altra scelta che ho nominato prima è continuare ad adottare la sterlina. Continuare ad adottare la sterlina è un cambiamento
sul breve termine meno problematico, specialmente perché il sistema corrente è accettato da tutti. Non cambierebbe assolutamente nulla. Ci sono dei problemi a livello economico perché il governo britannico può attuare politiche economiche che hanno impatto sul valore della sterlina e la Scozia non avrebbe assolutamente alcuna voce in capitolo. Quindi sarebbe totalmente un soggetto passivo di quello che soggetti terzi al suo sistema decidono. Ok, quindi a questo punto mi viene da pensare l'euro. Sì e no, perché l'euro comunque è regolato dal Parlamento europeo, dalla Banca Centrale Europea. Se uno Stato membro che ne fa parte, che siede nel Parlamento europeo con i propri rappresentanti, ha modo di esercitare un certo tipo di controllo sulle politiche economiche, perché comunque c'è una votazione, c'è un processo democratico alla base, che per quanto può anche partecipare all'elezione dell'direttore della Banca Centrale, pensiamo a Mario Draghi e quello che ha fatto per l'Italia, se non avessimo avuto Mario Draghi nella posizione che stava ricoprendo qualche anno fa, l'Italia avrebbe fatto la fine della Grecia. Vedi, queste cose non si sanno. Anche quello è importante, far parte del processo decisionale. Tra l'altro, il sistema di adottare una valuta non del proprio paese c'ha un termine tecnico che si chiama dollarizzazione, perché al mondo ci sono una serie di nazioni, tutte quante nazioni del terzo mondo ovviamente, che adottano il dollaro. Però, come è assolutamente chiaro, sono tutte nazioni del terzo mondo, non hanno potere economico in campo internazionale. Adottare il dollaro è stata quasi una scelta obbligata, perché comunque il dollaro ha potere economico, però ha portato in alcuni casi, anche al collasso dell'economia, come è stato fatto in Venezuela. Perché, scusa, dimmi. No, dicevo, parlando proprio di questo, ti ho mandato oggi il link della Sì. Danimarca che si propone di, Danimarca, se non sbaglio, si propone di aiutare la Scozia con la propria valuta. Assolutamente, quello sarebbe un'ottima notizia per il governo scozzese, perché appunto, torniamo al discorso, se hai qualcuno che fa da garante per te un'economia, una valuta molto solida come la corona danese, hanno la possibilità di creare un nuovo sistema economico da zero. Questo è quello che hanno bisogno. Personalmente sarei più per la fase di transizione dove la Scozia entrerà in Europa con una formula alla Norvegia, come l'articolo che vi ho mandato prima, che tra l'altro se ti ricordi Spieghiamolo un era attimo esattamente. cos'è, perché magari non lo conoscono tutti. Sì, Nicola poco fa mi ha mandato questo articolo del Sunday Express, dove praticamente Nicola Sturgeon ha fatto intendere di avere tra le scelte a sua disposizione di entrare nell'Europa con la stessa formula che la Norvegia ha. È Che formula usa? una via di mezzo. Fondamentalmente. Sono dei passeggeri paganti dell'Unione Europea. Loro pagano un tot l'anno, stabilito in base a dei trattati ad hoc, e hanno accesso al mercato unico europeo. Però di contro devono garantire la libera circolazione di persone, merci e capitali. Ci sta. Fondamentalmente, quello che in Italia avviene naturalmente, quello che è praticamente la stessa posizione che aveva il Regno Unito fino a poco fa, prima del Brexit, anzi, leggermente meno perché il Regno Unito eleggeva dei propri rappresentanti. La Norvegia, la Svizzera, essendo solamente dei partner commerciali, non hanno rappresentanti in seno al Parlamento europeo.
Questa forma darebbe alla Scozia il modo di poter dare ampio respiro alle proprie aziende, di poter commerciare con il resto dell'Europa, perché appunto, come l'esempio che ho fatto prima, l'industria del pesce scozzese esporta il 70% del pescato. Una Brexit per loro sarebbe assolutamente suicida. Potrebbero continuare a fare i loro affari come fanno tuttora, mantenendo la sterlina allo stesso tempo. Sì, si potrebbero esporre a ripercussioni da parte dell'Inghilterra in termini di politica economica, ma comunque i lati negativi saranno molto molto di meno rispetto a creare una valuta dal nulla. In questo lasso di tempo la Scozia potrà mettere in regola i propri conti per rispettare i parametri del Trattato Maastricht, che è praticamente la lista della spesa che devi controllare se vuoi far parte dell'Unione Europea, e una volta che rispettano quei parametri potrà applicare per far parte dell'Unione come membro votante. Io penso che sarà questa la chiave, cioè sembra assurdo, parlando di suicidio politico, eccetera, sembra assurdo, ma ci sono alcuni indipendentisti e alcuni simpatizzanti per l'indipendenza che dicono sì, diventate indipendenti, però l'Europa no, perché l'Europa fa schifo. Ora io dico, ma tralasciando questa critica, io dico diventare come la Svizzera, o comunque essere uno Stato, una nazione a statuto speciale, che siamo in Europa commercialmente parlando, ma non siamo in Europa, quindi siamo fuori, accontenterebbe tutti, gli europeisti, gli antieuropeisti, in generale tutti i pro indipendenza. Credo che sarà quella la chiave, diventare come in un paese scandinavo, in sostanza. Assolutamente, credo che lì si darebbe, come si dice in Italia, dare un colpo al cerchio e una alla botte, perché comunque l'SNP all'interno ha una frangia ultra indipendentista che nemmeno vuole far parte dell'Unione Europea, Esatto. perché loro dicono è praticamente cambiare un padrone con un altro. Personalmente la ritengo una cosa estremamente stupida. Purtroppo non sono un grandissimo fan dei sovranisti, però hanno diritto alla loro opinione e alla fine la democrazia È fa questo. parte anche di questo, e fanno campagna tuttora. Vedi. Sono molto forti nella zona del nord-est della Scozia. Guarda caso, è anche la parte della Scozia dove i Tories hanno avuto un aumento Certo. dei seggi. Però parlando di corona c'è una cosa interessante che ho notato nelle discussioni tra indipendentisti, pro e non. C'è il ripudio comune per il nome, per il passaporto, di Repubblica di Scozia come Repubblica d'Irlanda. C'è questa cosa di creare Stato di Scozia, Regno di Scozia, basta che non c'è scritto Repubblica, cioè proprio. E lì però è un po' complicato perché non abbiamo un re. Quindi come la crea? Ce l'avevamo, però Casa Savoia ha fatto più danni della grandine. Questa è una cosa interessante. Infatti, stavo proprio parlando con una persona che tecnicamente potrebbe, cioè, Emanuele Filiberto, il principe Savoia, potrebbe fare una campagna sua da pazzi. Questo principe Savoia in Scozia per dire. Sono tornato, prendete me come re, no? È una cosa da pazzi, però in tempo di Brexit, indipendenza, invasioni dal Campidoglio, per me pure questo può andare Ci fu un periodo in Italia dove i monarchici ebbero una breve, breve picco, quando Emanuele Filiberto si mise a fare la star del reality show, santo, sì. il cringe più totale. Che poi paradossalmente, anche quando ero nell'arma dei carabinieri, io ho conosciuto ben più di un ufficiale e sottufficiale che erano apertamente filomonarchici. Esiste una minoranza di popolazione che ancora guarda, come hai detto te, ai bei vecchi tempi del regno, dell'impero, con l'abissina, eccetera, eccetera, senza scomodare i nostalgici del ventennio. Però
Noi in Italia questa cosa non l'avremo mai perché fondamentalmente non c'è mai stato un regno d'Italia unito. È sempre stata politicamente, economicamente ed etnicamente divisa l'Italia. A livello di sentimento nazionale, di orgoglio della corona, il Regno Unito, l'Inghilterra ha sempre fatto scuola, è una delle monarchie più solide che la Sì, è storia abbia avuto. vero. E la Scozia, idem, con il fatto che comunque le due corone si unirono nel 1700. C'è una sorta di orgoglio nazionale, di sentimento di identità, dove praticamente il monarca è il simbolo Sì. della nazione, che rappresenta quanto di buono, quanto di bello il paese ha da offrire. E personalmente non ho nulla contro a questo. Io personalmente sto aspettando di poter fare domanda della cittadinanza. E rispetto, non trovo assolutamente riduttivo il termine di suddito di Sua Maestà la Regina. Assolutamente. Personalmente, poi ho una grandissima ammirazione per la Regina Elisabetta II come figura politica e come figura umana che sfiora quasi l'idolatria, però quella è un gusto mio personale perché da studente di scienze politiche. Mi sono imbattuto in testi scritti che comunque fanno vedere che tipo di lavoro ha fatto negli anni del suo regno per tenere unita la baracca e non è una cosa da poco. Poi penso che sia una donna estremamente intelligente e sa benissimo quando usare il suo potere e quando no. Mi è scaduta pesantemente con Boris Johnson, quando di fatti venne fuori che mentì spudoratamente sia al Parlamento che alla regina stessa. Ma parlando appunto di identità, Sì. adesso ti butto la patata calda. La cultura celtica. La cultura celtica è la cosiddetta Celtic Union, ovvero l'unione possibile di Scozia e Irlanda. Come la vedi? Io sarei apertamente a favore, come qualsiasi unione di popoli e nazioni mi trova quasi automaticamente d'accordo. C'è da dire però che il discorso della cultura e dell'identità celtica è preminente nelle isole nella costa ovest del paese. Della Scozia, sì. Non credo che gli Scottish Borders e la zona della City of Edinburgh del paese sia d'accordissimo. Vero. Lì si andrebbero a, secondo me, a creare delle fratture non così gravi come quelle tra Irlanda e Nord Irlanda, però comunque sarebbe un provvedimento molto divisivo. Ho visto che addirittura le Shetland, gli Shetlander, come si fanno chiamare, hanno anche una roba un po' di, non so come dirla, non repulsione perché è brutto. Si sentono diversi agli scozzesi. Noi non siamo scozzesi, essendo loro ex dominazione scandinava, si sentono molto più vicini alla Scandinavia che alla Scozia. Quindi Ma è parte normale. si distruggerebbe il paese perché la Scozia ha tante identità come anche l'Italia, no? E quindi quello sì è vero. Esatto, come i sardi. I sardi a livello etnico, a livello culturale, si sentono diversi perché lo sono, perché anni e anni di, non so, a secoli e secoli di svariate invasioni dai popoli arabi, dalla Spagna, ha creato un mix tutto particolare e l'isolamento geografico ha aiutato anche in quel senso. Non è assolutamente una cosa che mi sorprende. E anzi, il problema dell'Unione Celtica, sì, la Scozia potrebbe farne parte, potrebbe capeggiare una sorta di Unione Celtica anche mettendo dentro il nord della Spagna, la Galizia, Anche l'isola di dove Man, comunque. volendo. Esatto, cioè alla fine ogni scusa è buona per creare
un club privato, che sia di nazioni, che sia di vero, è persone. verissimo. Il problema è il fine. Potrebbero fare una specie di lega celtica per quanto riguarda gli sport. Quello potrebbe essere un buon banco di prova per provare a unificare i popoli tramite delle attività senza un secondo fine, come appunto lo sport. Però io non ci vedo male, anzi, sarebbe un'ottima cosa e sarebbe anche Anche a me piacerebbe, un sì. ottimo antidoto a quel discorso, l'ho chiamato pulizia etnica, usando un termine piuttosto forte, che l'Inghilterra ha fatto nei termini della Scozia per privarla di quella parte di identità nazionale. È vero, sarebbe un bel riscatto, in effetti. Ma tu hai parlato della Spagna, a questo punto non posso non parlare del fatto che la Spagna ha quel problema che è chiamato Catalogna. E Sì. ho letto che la Spagna non sarebbe d'accordo nel riabbracciare la Scozia nell'Unione Europea, perché facendo ciò la Spagna darebbe un messaggio alla Catalogna e ai catalani che l'indipendenza è Sì, possibile. sarebbe ipocrita da parte loro appoggiare la Scozia ma non la Catalogna, però la Spagna ha già fatto intendere che non si opporrà ad un ingresso della Scozia nell'Unione Europea. Ok. Credo che sia Nicola Sturgeon che gli altri membri dell'Unione Europea abbiano avuto delle discussioni con il governo spagnolo per fargli capire dove tira il vento, da che direzione tira il vento, perché alla fine la Spagna può anche opporsi e anche lì a livello economico e politico dovrebbe pagare le conseguenze. Però ci sono differenze Perché? tra la Catalogna, scusami, tra la Catalogna e la Scozia, perché molti li mettono sullo stesso piano, Scozia e Catalogna. Il discorso indipendentista della Catalogna è sulla stessa falsa riga del movimento indipendentista veneto. No, è di fatti quello, perché la Catalogna, fin dai tempi antichi, è sempre stato un centro nevralgico culturale e soprattutto economico per il paese, e si sentono superiori, si sentono come noi possiamo. Noi siamo quelli forti economicamente, noi siamo quelli cosmopolita, possiamo tranquillamente camminare con le nostre gambe. Personalmente non ritengo una scelta saggia quella della Catalogna come stato indipendente, perché alla fine l'economia locale la metterebbe sullo stesso livello dei paesi al limite col terzo mondo che abbiamo in Italia, Albania, Bulgaria, in termini puramente economici. Se la Scozia dovesse diventare indipendente domani, sarebbe comunque tra le prime 20-25 economie mondiali. Non come volume d'affari, perché comunque è sempre un paese piccolo con una popolazione non troppo numerosa. Però il reddito pro capite della Scozia è molto elevato in termini mondiali. La posizione praticamente sull'uscio dell'Europa Unita anche ha dei vantaggi economici che vanno contati. Ogni popolo, secondo me, ha il proprio diritto all'autodeterminazione, a volersi sentire indipendente. Assolutamente, quello Ci piove. non ci piove. Il problema, come ho detto all'inizio, sono le conseguenze sulla popolazione materiale della decisione di essere indipendenti. Certo. La Scozia ha delle possibilità, la Catalogna. Non vedo un futuro di una Catalogna indipendente, parte dell'Unione Europea. Sarebbe quasi se dovesse diventare indipendente la Catalogna, sarebbe quasi una relazione molto scomoda anche insieme all'Unione Europea, quasi come Cina-Taiwan.